Nell'integrazione i gruppi etnici, per esempio le persone, rimangono sole o separate dal resto della popolazione o degli individui e quindi spesso in questa integrazione non avvengono quei processi fondamentali che sono poi alla base della trasformazione che porta al benessere, al miglioramento della condizione, diciamo, della persona o del gruppo di persone, che invece accade nell'inclusione. Quindi nell'inclusione io condivido con te quello che è il mio modo di essere, il mio vivere, la mia esperienza, facendo in modo che dalla nostra unione la tua esperienza arricchisca me e la mia arricchisca te. Quindi è un meccanismo di co-crescita quello che c'è nell'inclusione.